Bentornati Riperiani, non fa un caldo. Cosa manca in home studio che invece i grossi studi hanno? Un mixerone o una superficie di controllo con tutti belli i federini motorizzati? Se non ce li avete, nel video di oggi mi sono impastato tutto con sto cazzo di bravo. Bravo! Se non ce li avete, nel video di oggi vi vado a mostrare cosa faccio io per simulare un pochino quel movimento, diciamo, umano che può esserci nel regolare il volume di un'automazione, come potrebbe essere ad esempio il Waves Vocal Rider, ma in un modo a mio avviso più raffinato, e con Reaper è molto molto semplice farlo. Vi mostro subito come. Bisogna fare così. Allora, qui abbiamo un LED vocal che, vabbè, a parte essere clippato, però vedete, è molto molto dinamico. Quindi possiamo andare a creare con un volume adjustment pan smoother, questo qui, volume pan smoother, scusate la pronuncia in inglese. Possiamo andare ad automatizzarlo. Come facciamo? Raddoppiamo la traccia, quindi qui ho la stessa traccia raddoppio, tenuta tranquillamente a zero. Facciamo una mandata dal raddoppio della traccia verso la traccia che invece facciamo suonare nel mix, la mandiamo nel canale 3-4, ok? Ma la mandiamo in pre-fader, in questo modo possiamo tenere giù il canale, mandare comunque il segnale. Nel volume pan smoother possiamo selezionare questo slider e dirgli parametro e dirgli parameter modulation link audio control signal e scegliamo appunto l'ingresso 3-4. Questo qui ora mi diventa una specie di compressore, ok, se lo mettiamo ovviamente in negativo, minimo volume, massimo volume. Get out of this town. Vedete che, ovviamente con uno strength basso, 20-10%, si va a creare questo movimento. Leave the house. Il compressore è molto lento. From the coming to the storm. E la cosa bella è che posso, con questo parametro, far vedere l'envelope e se mettiamo in registrazione, quindi in write l'automazione, posso scrivere l'automazione. I gotta get out of this town. E quindi posso decidere anche quanto recuperare di volume con release. House that can be warm. From the coming to the storm. E lo trovo molto musicale rispetto a un compressore normale. E poi soprattutto posso anche andare dentro e cambiare poi questa automazione. Se torniamo in write, la riscriviamo, così possiamo vedere un po' come funzionano i vari parametri. Ad esempio posso, aumentando lo strength, leave the house that can be warm from the coming to the storm. I gotta get out. Ok, quindi posso avere appunto questo riding. I gotta get out. I gotta get out. Se io ora vado a portare questo tipo di I gotta get out. Automazione praticamente e poi vado a comprimerlo ad esempio con un class 76, otterrò un risultato molto più musicale. Leave the house that can be warm from the coming to the storm. I gotta get out. E un'altra cosa che posso fare, ancora più interessante di questa ora. Ora sento un po' la compressione perché ho messo un 1176 molto aggressivo. I gotta get out of this. Possiamo anche andare a ridare invece praticamente un pochino di dinamica alla voce usando sempre la versione non compressa, che è quella appunto del canale che abbiamo chiamato raddoppio. Metto un altro volume pan smoother, vado sempre a prendere il canale 3-4, scusate, parameter modulation link, audio control signal, 3-4, questa volta lo mettiamo in positivo, molto leggero. I gotta get out of this town. Quindi ora abbiamo un contromovimento che ridà I gotta gain. Get out of this town. Possiamo magari anche velocizzare un po'. Leave the house that can be warm from the coming to the storm. I gotta get out. I gotta get out. I gotta get out of this town. I gotta get out of this town. Leave the house that can be warm
From the calm into the storm. Sentite così come è ipercompressa. Invece così come gli ridiamo un pochino di dinamica. From the ma dopo la compressione che abbiamo fatto prima. Quindi vedete che abbiamo un vocal molto molto cosa possiamo mettere qui? Un oscilloscopio, giusto per capire il prima e il dopo. I gotta get out of this town. E ne mettiamo uno anche prima invece di tutta la nostra compressione. Quindi questo è prima e questo è dopo. Leave the house that kept me warm from the calm into the storm. Senza. I gotta get out. I gotta get out. Sentite com'è più controllato. I gotta get out. Abbiamo così una voce molto compressa, ma che non sembra compressa. I gotta get out. Faccio un altro esempio, andiamo a prendere questa acustica. Gotta get out of this town. Andiamo a fare la stessa cosa. Leave the house that. Scusate, pan smoother. Prendiamo questo parameter, parameter duration link, audio control signal, A4. Facciamo una mandata 3-4, sempre pre-fader. E ora possiamo andare a abbassare la chitarra acustica quando canta il cantante, ok? Ovviamente non così tanto, sempre con uno strength un pochino più. Leave the house that kept me warm from the calm into the storm. I gotta get out. Così mi recupera un po' di volume, ok? I gotta get out. E ho questi movimenti, no? I gotta get out. Possono aiutarmi a far sedere gli strumenti nel mix, appunto dando questi I gotta get out of this town. I gotta get out of this town. Leave the house that kept me warm. Senza. From the calm into the storm. Vedete che si siede un pochino dietro, I gotta no? Get out. E recupera un po' di volume dopo. Ovviamente possiamo essere molto più aggressivi. Vi faccio un esempio giusto per rendere l'idea. Quindi usiamo una strength molto più violenta, un recupero molto più alto. I gotta get out of this town. Leave the house that kept me warm from the calm into the storm. I gotta get out. Molto bello. Possiamo poi fare anche una cosa ancora più matta, cioè usare quello che può essere kick e snare. Quindi abbiamo kick e snare del brano, ok, che non userò in questo mix. Andiamo proprio a equalizzarli in modo da tirarli fuori in modo più. Ok, quindi ora userò questo controllo per andare a ridare un po' di dinamica di ritmo, per dare un pochino più di movimento a questa acustica, ok? Quindi posso tenerlo giù, mando il kick all'acustica in pre-fader, ma nel canale ad esempio 5-6, e vado a fare sempre la solita cosa, parameter modulation link, audio control signal, prendo il 5-6, e questo qui sarà il mio kick e snare, ok? Vado quindi a dargli vedete un po' di questi micro movimenti che sto creando dal kick e snare per dare un pochino più di un pochino più di dinamica a questa chitarra. Leave the house that kept me warm from the calm into the storm. I gotta get out. I gotta get out.
Abbiamo ottenuto, a mio avviso, quello che può essere un mix un pochino più umano, se si può dire così. Ossia, con questi movimenti di fader che in studio tante volte non si fanno per mancanza di superficie di controllo. Questo è un buon modo per emulare. Qui un altro esempio di questo tipo di automazioni in cui sono andato a far muovere il basso con il kick. E anche un po' con lo snare. E un'altra cosa che ho fatto è invece di praticamente in questa traccia di kick andare a spingere lo snare per tirar fuori il rientro, perché sentite che questa traccia di kick ha molto rientro di snare. Così è senza questo boost. Piace di più. Sentite anche l'accento che gli dà sul basso. Senza? Molto più fermo come mix. Con? Quindi tutti questi micro movimenti che appunto una volta si facevano sul mixerone a mano mentre si stampava, è possibile farli con questa tecnica. Se volete vi faccio vedere, non c'è niente di strano nella modulation link che ho creato, semplicemente prende dal kick e va, vedete, in positivo a dare un po' di volume quando c'è appunto il kick. Oppure posso fare anche il contrario, posso dire al posto di aumentare il rientro dello snare posso andare a toglierlo, quindi lo posso usare come come the bleed. Quindi quando suono lo snare lo tolgo dal bleed. Facciamolo anche più forte. Se vi rendete conto cosa fa. Ok, è un buon modo per togliere i bleed anche. Un'altra cosa che posso fare, get out of this town. Posso creare un dehesser. Come? In modo molto semplice, posso andare a crearmi una traccia che chiamo dehesser, anche questa a meno infinito, adesso la mettiamo, e andare praticamente a selezionare soltanto le S, quindi con un bandpass. Town, leave the house that can be warm. From the calm into the storm. Ok, tiro giù tutto, faccio una nuova mandata dal dehesser verso il lead vocal, lo mando sempre in pre-fader in un nuovo canale, ad esempio il 7-8, e vado a mettere un volume pan smoother e questa volta prenderà il segnale dal modulation link 7-8, quindi negativo 7-8, quindi solo con delle S. Posso scegliere anche un volume minimo di attivazione. Ok. Vedete che mi fa il dehesser molto morbido. Magari posso aumentare un po' l'attacco e diminuire un po' diminuire l'attacco e il rilascio. Quindi quando è un po' più urlato, un po' più acido, verrà tirato giù di volume. Insomma, divertitevi con questa tecnica, è soprattutto utile al posto che con le S, con le plosive, quindi se avete delle plosive a 60 Hz ma non volete passaltare tutto, potete fare la tecnica che abbiamo appena visto del dehesser, però puntata sui 60-80 Hz dove è la vostra plosiva, quindi quando c'è il P, lui tirerà giù il tutto. Spero che sia stata utile questo tipo di tutorial, sperimentateci un po', penso che diventerà una pratica comune un po' in tutti i miei mix per ridare un po' quel movimento umano al tutto. Grazie mille come al solito per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.
Vi invito a provare questa tecnica per ad esempio fare il ducking degli effetti, come ad esempio riverberi e delay. Voi potete fare la tecnica che abbiamo usato in questo video, è quella che abbiamo usato ad esempio per abbassare la chitarra acustica sotto il vocal, per andare a svuotare un po' magari il vostro gruppo effetti dove sono presenti appunto delay e riverberi, distanza, plate, per andare comunque a tenere una voce un pochino più dry, ma che comunque appena finisce di cantare ha questa coda un pochino più densa. Si sente molto nei dischi di Ramazzotti questa cosa, nei dischi della Pausini ad esempio. Un'altra cosa da ricordare è che la vostra traccia di controllo, quella non compressa, si può anche spostare nel tempo ed si può andare a anticipare o ritardare questo effetto. Ad esempio, se dovessimo calcolare il tempo di reazione che può avere un fonico mentre regola una voce, diciamo, in presa diretta in studio, potremmo spostare il tutto un pochino più in avanti in modo da simulare questo ritardo di esecuzione. Questo porterà il vostro vocal ad avere degli attacchi molto forti, come si può sentire nei dischi dei giornalisti, e poi viene invece regolato un pochino di più il volume. Mi raccomando, non spostatelo di troppo, altrimenti suona tutto strano. Vi ricordo che tutti gli esempi che vi ho fatto sentire in questo video erano chiaramente esagerati. Consiglio di tenere delle percentuali molto più basse di intervento, a volte 2 o 3 dB possono veramente fare la differenza nel grande schema di un mix, e cercate di far muovere quello che magari è poco musicale nel vostro mix. Spero che questo video, come al solito, sia stato intelligente, interessante, magari interessante sì, intelligente ho qualche dubbio, dato che proviene dalla mia bocca. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Un bonus, stamattina stavo facendo quella roba qua che è praticamente un... Amici di Radio Number... È il meteo della mattina. Amici, okay, di Radio Number One, buona giornata. Ci sarà da sudare oggi e nei prossimi giorni. Anticiclone nordafricano sul Mediterraneo, su Italia. Caldo bestia con le temperature che arriveranno. Ora so anche animale che... 35 per appunto andare a simulare quello che potrebbe fare uno speaker in diretta sulla base. Quindi bassa Lombardia, Emilia e basso Veneto. Con tra l'altro anche parecchia umidità, quindi temperature percepite anche vicine ai 40 gradi. Salgono pure le temperature notturne, quindi nei prossimi giorni anche la sera farà davvero piuttosto caldo. Arriveranno però dei temporali venerdì e a quel punto arriverà aria più fresca. Per sapere comunque nel dettaglio quanto caldo farà da voi e quando effettivamente finirà, scaricate l'app gratuita di... Ora, di Trebi Meteo. Ora, qui è eccessivo, l'ho estremizzato per farvelo sentire, però è proprio quello che si fa in radio sulle basi, cioè gli si ridà un pochino vita con il fader, col dito, mentre si parla. E questo è un modo automatico di poter andare a reagire al vocal, quindi quando il vocal c'è, il gruppo della base o magari le chitarre elettriche che sono molto molto magari invadenti, possono avere questo tipo di movimento che solo un fonico può fare a mano. In questo caso lo facciamo con Reaper.